Craia, c'è la Turris, un posticipo molto importante contro una squadra, lo dicono i numeri, che concede tanto, la peggior difesa del campionato. Cosa significa? Ma i numeri parlano chiaro, però noi dobbiamo concentrarci molto sulla nostra partita e lasciare stare, secondo me, i numeri. Dobbiamo preparare un po' come abbiamo fatto tutte le partite, con attenzione, e concentrandoci prima sulla settimana e poi alla partita. Cosa significa secondo te che affronterete la peggior difesa del campionato, però una squadra che sa segnare e sa costruire tanto in attacco? Significa che dobbiamo stare molto attenti nella fase difensiva e sfruttare bene quella offensiva, perché comunque loro hanno giocatori davanti molto importanti che costruiscono delle belle azioni e bisogna stare molto attenti. Approfitto per chiederti quanto sei contento del tuo campionato fino ad ora in maglia biancazzurra. Ti posso dire, per il momento sono abbastanza soddisfatto del mio percorso fatto finora. Ovviamente sono molto critico con me stesso e penso e credo che avrò ancora tanto da dare. Un campionato, se non ricordo male, tu l'hai vinto in maglia rosanero a Palermo, una piazza caldissima. Ci sono gli ingredienti per il bis a Pescara, piazza altrettanto calda? Mi hai tirato fuori un bel ricordo, perché comunque a livello di piazza siamo più o meno agli stessi livelli. Ingredienti secondo me ci possono essere, perché mi ricordo anche a Palermo avevamo un grandissimo gruppo e secondo me quello, ci ritengo a ribadirlo, è un ingrediente che non può mancare. Un mese e mezzo fa mi avevi detto: se il Pescara può andare in B, te lo ridico alla prossima intervista. Eccoci qua. ti posticipo ancora nelle prossime perché, come ti ho detto anche nelle altre volte, è inutile fare programmi futuri, è meglio pensare alla Turris e poi vediamo Catanzaro. L'ultima cosa, hai pensato anche in un futuro continuare in maglia biancazzurra? Sicuramente non mi dispiacerebbe, perché comunque fino adesso mi sono trovato molto bene qua, però è ancora presto, siamo a novembre, i conti li facciamo a fine anno, dai.